Noi non ci dobbiamo meravigliare di quello che succede oggi, politici, eroi, autisti e compagnia aperta. Perché nel 1860 è successa la stessa cosa. Quelli che hanno favorito la piemontesizzazione dell'Italia meridionale sono stati gli esuli napoletani che, ritornati in patria dopo essere stati mandati in esilio dal buon Ferdinando, vendicativamente si sono venduti al nuovo padrone. Ecco, quindi... ma c'è stata anche una grossa corruzione dello Stato Maggiore. Assolutamente sì. La assolutamente. Del generale Landi. Lanza, Anguissò, il famoso detto mannaggia la Marina è rimasto per quello, che fu la Marina che in blocco passò. No, anche quello della serie non ci facciamo mancare niente, no, insomma. Diciamo così che nel secolo successivo analoghi esempi ci sono stati anche in abbondanza, perché noi siamo entrati nella Seconda Guerra Mondiale con degli stati maggiori che erano in permanente contatto con gli agenti inglesi. La vergogna della Marina, cioè della flotta che quando partiva già si sapeva dove doveva andare e quindi veniva bombardata, la tragedia di Capo Matapad, penso che la dica lunga su questo. Lui è esperto di tutto. In un campo minato, no, giusto. Se vuole...